Buongiorno, Eminenza. Buongiorno. Scusate se mi presento senza preavviso, ma avevo urgenza di parlarvi. Oggi sarei molto occupato, ma comunque accomodato. Mi sono permesso di portarvi questo piccolo omaggio. Ma non dovevate. Magari può tornarvi utile per scrivere al Santo Padre. Vengo subito al dunque. Come voi certamente saprete, il vostro protetto, Cesare Costa, ultimamente ha un tantino esagerato. Sono giovani intemperanti. Spesso rischiano di essere ottenebrati dai loro stessi ideali. Infatti. Ma siccome purtroppo è stato riconosciuto da tutti, non si è potuto far altro che denunciarlo. Capisco. E allora? No, dico, un conto è che sia accusato di un tentativo di evasione, un altro che sia imputato in un processo per lesa maestà, insurrezione e strage. Cosa intendete dire? Ecco, vedete, Eminenza, io non vorrei che questo fascicolo, come dire, cadesse in mani sbagliate, ecco. Ma non mi avevate promesso che l'avreste fatto sparire? Certamente, senza il minimo dubbio. Appena diventerò cardinale, sarà il mio primo pensiero. Mi state ricattando. Eminenza, voi mi offendete. Io vi sto soltanto ricordando che abbiamo stabilito un patto. Vedete, Don Marino, io l'avrei fatto volentieri di mettere una buona parola per voi col Santo Padre. Ma messa così non mi va più. E adesso, se permettete, ho molto da fare. Come volete, Eminenza. Don Marino, dimenticate questo. Vi saluto, Eminenza.